Mister Reale, cosa è mancata a San Fratello quest'oggi qui a Salvatore Lentini? Cos'è mancato? Il gol. Credo che si sia visto benissimo. Non posso rimproverare niente ai miei ragazzi completamente perché hanno dato tutto al di fuori. Diciamo, la partita l'abbiamo, a mio avviso, giocata bene, a tratti dominata. Purtroppo il calcio è questo, l'unico svarione, l'unico taglio che ha fatto Arcuri, in mezzo a tre ha fatto gol, abbiamo preso questo gol, non siamo riusciti contestualmente con il rigore, ovviamente, che ha sbagliato Calabrese, mi dispiace tantissimo per lui perché ci teneva tanto, come ci tenevamo tutti. Diciamo che il risultato, forse anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Però il calcio è questo, giochi male e vinci, giochi bene e perdi. C'è tanto rammarico per il calcio di rigore. Beh, senza ombra di dubbio, ma prima del rigore avevamo avuto altre occasioni per segnare, l'abbiamo fallita, siamo una squadra che arriva fuori casa a Mistretta dove è la squadra candidata a vincere il campionato. Il 28 di luglio mi pare di avere letto sulla Gazzetta del Sud, il Mistretta deve vincere il campionato, lo deve stravincere, perciò è la squadra sicuramente da battere. Siamo venuti qua a testa alta ovviamente a giocarci la partita, siamo ancora in ritardo un po', però strada facendo sicuramente qualcosa cambierà e noi non ci tireremo indietro per arrivare, diciamo, nei primi tre posti. Grande soddisfazione dopo questo importantissimo successo al Salvatore Lentini contro il San Fratello. Sì, grande soddisfazione, siamo felici per il risultato ottenuto perché era una partita importantissima, una partita tra due squadre diverse, tra due squadre ottime e tra due squadre che secondo me fino alla fine saranno nelle posizioni alte della classifica per giocarsi l'approdo in promozione. Approccio sicuramente migliore quello del Mistretta che sin dall'inizio, a parte inizialmente quando avete subito un'azione del San Fratello, poi avete preso in mano le redini del gioco, avete praticamente dominato in lungo e largo la gara. Sì, io sono contento della prestazione della squadra, nonostante anche durante la gara abbiamo perso elementi importanti come il capitano Filetto, però la squadra ha risposto bene, si sono sacrificati, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e abbiamo avuto anche l'occasione per chiudere la partita. Abbiamo rischiato su quell'azione, sul calcio di rigore, ma per fortuna ci è andata anche bene, ogni tanto ci vuole anche questa, quindi abbiamo portato a casa i 3 punti, meritatamente secondo me. Una vittoria importante che proietta il Mistretta sempre più in vetta alla classifica. Sì, era importante vincere per mantenere la prima posizione, per continuare con questo trend positivo e perché poi domenica, mercoledì avremo anche un recupero, quindi abbiamo la possibilità di allungare ancora, cercando di vincere mercoledì. Diciamo il sogno continua. Sì, il sogno continua e speriamo che non finisca fino alla fine, si avveri per come vogliamo.